vorrei lasciarla a Maurizio. Ad esempio, Biagio Antonacci, come sapete è stato l'ultimo duetto di Pino, prima che se ne andasse, One Day. Con Baglioni ci fu una partecipazione in maniera importante, loro amicizia, fatta anche insomma, di serate, momenti di incontro, eccetera, ma un incontro, un disastro professionale, fu che lui partecipò al disco Oltre, no? che uno dei diciamo, più importanti di Claudio. Giorgia produsse nel 97 Maggio troppo cioccolato. Emma fu, voglio dire, tra virgolette, entrò nel mondo dei grandi, come dice lei, quando nel 2012 cantarono insieme Io per lei. Era la Reina di Verona. Francesco De Gregori, Ron e Fiorella sono stati compagni di viaggio con Pino di un tour del 2002 straordinario, che poi divenne un disco, insomma, che, sul quale poi Fiorella, devo dire, ha un rapporto molto molto speciale con Pino da sempre. E Giuliano San Giorgi. Pino amava Giuliano San Giorgi. Ci fu un incontro sul palco, duettarono quanto, che fu un momento di unione straordinaria. Questo avvenne nel 2013.